State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Abbiamo fatto sentire la nostra canzone di Natale col botto. Sì, certo. Qualcosa che ha a che fare con il Natale, con le otto, insomma. Sì, un testo di quelli studiati, scritto da Mogol. Diciamo. Fantastiche le rime del figlio di. Diciamo. Faccio tutte le scuse. Botto, figlio, ho sentito botto, vai. A chi dobbiamo picchiare, raga? Oh, cioè, riempio di botte a tutti quanti. Io, il Mancini, il Raio, la Raffaella pure. E poi il Moratti, Prandelli, Ibrahimovic. Cosa? No, ascolta, forse Zlatan Ibrahimovic è meglio di no. Infatti, lì è dura, eh. Super Mario Balotelli, immaginavo che per te sarebbe stata bastata una parola magica. Sei apparso come il genio della lampada, solo che invece di sfregare la lampada con te basta dire botto. Cioè, cosa fai? Prendi in giro? Cioè, le lampade me le farete voi. Mi pare che io sono già abbastanza colorato, figa, abbronzato. Via, bucala lì, via. Mario, ma è possibile che capisci sempre male? La lampada non era in quel senso, neanche i botti, capisci? Povera bambina. Ah, volevi dire i botti, quelli che fanno. Senti che roba! Ce l'ha già pronti! Esatto, proprio quelli, Mario! Mario! Quelli lì, bravo! Ma lì sono ancora più esperto, lo sai, che è una mia passione, figa. Ancora! Mamma mia, questo cos'era? Cos'era questo? Figa, era il pallone di Maradona, la bomba di Maradona. Mario, però ascolta, permettimi di dirtelo, questa è una passione un po' infantile, cioè te lo dico da padre, non è il caso che ora le metti un po' da parte queste cose? Cioè, sei padre papà. Anche tu, capito? Oh, ascolta, tipo, se hai qualcosa da dire dimmela in faccia, capito? Non scappo mica io, barbone! Appunto, te lo stava dicendo, stavolta devo dare ragione a Pippo, c'è anche Girasole che annuisce, qua da QPP ormai siamo molto sensibili su questa tematica, ora sei diventato padre! Infatti! Mario... Mario. Ma chi io? Ma io? Ma come? Andiamo bene, scusa, Pia? Pia, ma cosa devo andare a prendere, scusa? Che devo Pia? Non ho mica capito, fatela Pia tu! Vabbè, non fare il finto tonto, Mario, fai pure finta di fare il romano, che tra l'altro non ti viene neanche benissimo. No. Pia, tua figlia, è nata ormai da un po' e tu ancora non sei riuscito a trovare un'ora per andare a trovarla. A me sembra incredibile questa cosa. Non hai nulla da dire a riguardo? Cosa dici? Mario. Sì, che c'ho qualcosa da dire, figa. Cioè? Sono pronto a diventare il giocatore più forte del mondo, come lo sono sempre stato. È un po' il pallone, eh? Vabbè, Mario, non puoi pensare di cavartela sempre così, ma non li leggi i giornali? Chi, il settimanale dei signorini, ha fatto pure l'esclusiva con le foto di tua figlia? Oh, l'hai dai. Visto? Ma io ho letto qualcosa sui giornali, cioè dai, tutti che rompono le balle con sta Pia, ma io pensavo fosse il giocatore brasiliano, quello del Lecce. Ma chi, scusa? Ignacio Pia, ma per cortesia, dai. Sì, Fico è la pianta di Adamo ed Eva. Ma dai, su. Guarda, Mario, direi che per oggi ne hai sparate abbastanza. Noi ti salutiamo, alla prossima e ti diciamo grazie. Grazie anch'io. Io non devo dire grazie a nessuno, neanche buon Natale. Andate a far culo tutti quanti. No! Allora, oh, Pia. M2O.